Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Farò un paio di video dove vado a spiegarvi ragazzi come faccio a risparmiare dagli acquisti online, ma non solo, anche quando magari faccio qualche viaggio sui pernottamenti, come vado a risparmiare. In questo video vi spiego nel dettaglio come vado a ottenere un cashback sugli acquisti da Amazon. Premetto ragazzi che questo video non è sponsorizzato da nessuna azienda, ve lo faccio appunto così voi potete prendere spunto e risparmiare qualcosina anche voi. Questo metodo l'ho scoperto qualche mese fa, un paio di mesi fa, anche se l'ho avuto sempre sotto mano e sott'occhio da un bel po', visto che comunque la carta che utilizzo per pagare su Amazon la utilizzo da un po', e il programma, questa azienda diciamo ha il cashback all'interno e non l'avevo diciamo mai preso in considerazione. Però adesso vi vado a spiegare, vi vado a dire come faccio. Allora, io qualche anno fa, anzi un paio d'anni fa credo, ho fatto la carta prepagata Revolut. Revolut è diciamo una sorta di carta prepagata, ma comunque un conto corrente che voi fate con questa banca Revolut, che comunque vi dà in mano una carta prepagata che voi potete ricaricare tramite bonifico, tramite, perché ha un IBAN, tramite un'altra carta di credito, diciamo quello che volete. E con questa applicazione che si chiama Revolut voi potete appunto ottenere un cashback facendo acquisti su Amazon. Adesso vi faccio vedere la schermata anche del cellulare, in pratica come funziona. Voi con questa carta di credito ovviamente dovete attivarla, dovete diciamo comprare questa carta. Io sinceramente ve la consiglio perché anche a livello, quando andate all'estero così non pagate nessuna commissione, è tutto comunque gratuito, non c'è neanche abbonamenti o quello che è, neanche costi di tenuta conto, almeno con la carta base. Io ho la carta base, diciamo posso fare tutti gli acquisti che voglio, posso fare un po' quello che voglio, e poi la uso soprattutto durante i viaggi per non usare l'altra carta, diciamo uso questa per carta da viaggio, perché è molto più facile anche da bloccare, si può bloccare benissimo dall'applicazione, non è che bisogna andare a fare denunce, si fa tutto tramite applicazione, quindi è molto ma molto più smart, diciamo. Quindi una volta che abbiamo questa carta prepagata, questa carta di credito, andiamo appunto sull'applicazione, e questa applicazione diciamo ci consente nel reparto cashback di andare a selezionare Amazon. Se non lo vedete subito il link a Amazon, dovete tirare i dadi, c'è su scritto tira i dadi, e magari tirate più volte e vi esce prima o poi l'iconcina di Amazon. Una volta che vi esce l'iconcina di Amazon ci premete sopra e potete andare ad accedere al sito. A questo punto dal sito di Amazon voi fate qualsiasi acquisto volete, e una volta pagato, dopo uno massimo due giorni vi arriva sul vostro conto il cashback che appunto avete ottenuto tramite l'acquisto. Qua ad esempio c'era il 2%, c'era il 2% di cashback, e quindi ho ottenuto indietro il 2% dell'acquisto che ho fatto.
sicuramente non è tanto, però se andiamo ad acquistare spesso su Amazon, sicuramente a fine anno un bel gruzzoletto, diciamo, l'abbiamo risparmiato. Quindi se per ipotesi andiamo a acquistare per 1000 euro su Amazon, il 2%, ragazzi, sono già 20 euro. Quindi non è tantissimo, ma comunque sono sempre 20 euro risparmiati. E niente, ragazzi, questo breve video, io se riesco vi metto qua sotto il link Invita un amico, dove se andate a prendere, avete comunque a prendere questa carta di credito che è di Revolut, che ripeto non mi ha pagato per fare questo video, ma comunque è una cosa che voglio fare io per cercare, magari se volete anche voi risparmiare, vi lascio il sito Invita un amico, che vi permette di avere dei vantaggi, almeno penso dovreste avere la possibilità di avere 15 euro sulla carta, cioè sul conto quando lo aprite, e che vi permette di poter prendere la carta gratuitamente, diciamo, quello che avevo fatto io quando l'ho presa. Io non mi ricordo più, ma ho seguito il link Invita un amico di uno youtuber, non mi ricordo più di chi, e diciamo mi hanno dato questi 10-15 euro, mi ricordo, gratuiti, e io ho potuto appunto prendere la carta di credito gratuitamente usando questi soldi. Quindi niente, ragazzi, spero che questi tipi di video così fatti ogni tanto vi interessino, e niente, vi ricordo, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, lasciate un bel mi piace appunto se questo video vi è interessato, e ci vediamo presto, ragazzi, per nuovi video, nuove avventure. Seguitemi e alla prossima. Ciao ciao.